Vuole tutto Antonio Conte e domani si prenderà l'Inter. Sarà lui l'erede di Luciano Spalletti esonerato nella giornata di oggi dall'Inter, per cui vado subito da Alfredo Pedullà che ci fa il quadro di quella che potrebbe essere domani la giornata di Antonio Conte, quale nuovo allenatore dell'Inter. Ciao Alfredo, ben ritrovato, buonasera. Ciao, 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 ciao Vale, buonasera a te. Domani è la giornata di Conte su una cosa ormai standardizzata. Domani sarà soprattutto la giornata di Sarri, il Chelsea e la Juve. Oggi, ti do una notizia, è stata la giornata della firma di Walter Sabatini per il Bologna. Si sono incontrati a Firenze, hanno raggiunto gli accordi definitivi, quindi andrà a Bologna, ne avevamo parlato, mancava il nero su bianco, oggi è arrivato, è sempre un passaggio importante. Potrebbe raggiungerlo Massara se Bigon dovesse andare via, ma in questo momento Bigon è operativo ed ha un buon rapporto con Mihajlovic. Ci darò poi più avanti degli aggiornamenti sulle altre panchine perché ci sono delle novità dell'ultima ora. Ci sono delle novità dell'ultima ora, tra l'altro Alfredo, in Serie B è finita tra virgolette, no, consensualmente l'avventura di Pasquale Marino sulla panchina dello Spezia, per cui cambia un'altra panchina in Serie B e poi parleremo anche del caos legato al torneo cadetto con le date del playout e della grande vittoria, lo possiamo dire, l'ho citata anche nel sommario, no Alfred, delle Cittadelle nell'andata della finale sì, playoff per 2-0 contro il Verona. Il Cittadella comunque vada nella gara di ritorno, che sicuramente è una partita aperta, vincere 2-0 e dimostrare ancora una volta questa maturità all'interno di playoff, all'insegna di una straordinaria maturità, sono tutti meriti di un Cittadella che non finisce di stupire. E ne parleremo, la notizia però ce l'è data, Walter Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo del Bologna. Commentiamo anche questo con i nostri ospiti qui in studio a Milano, che vado subito a presentarvi. Ben ritrovato al mister Bartolo Mutti. Ciao Valentina, buonasera a tutti. Ciao mister, per voi allenatori è un'estate, l'estate è già partita e sarà caldissima. Hai visto quanti cambi di panchina? Effettivamente c'è una situazione molto varia e incerta, per cui ci dobbiamo aspettare veramente dei grandi cambiamenti. Già ci sono, esatto. Ce ne saranno altri. Soprattutto ci sono parecchie panchine. Mi piace anche a livello di Serie B l'uscita di Marino, ma anche l'uscita di Pillona a Pescara. A Pescara, ne abbiamo parlato l'altra volta. Io penso che abbiano lavorato molto bene anche con l'organico che avevano a disposizione, facendo i play-off e anche giocandoseli in maniera diciamo giusta, ecco. Però è il ruolo dell'allenatore, insomma. Magari rientri in gioco tu, mister. Prossimo anno in Serie B ti commenteremo nel corso dello speciale Serie B. Sarebbe anche ora, perché veramente lo diciamo anche noi, assolutamente. Mister, poi con te parleremo anche del Rebus Panchine, come parleremo del Rebus Panchine con Giovanni Capuano, Radio 24. Giovanni, ciao, ben ritrovato. Eccomi, ciao, ben ritrovato a te. Insomma, qui sono ore decisive per Conte, lo sappiamo, poi ore decisive e dopo approfondiremo il discorso per Sarri. Andiamo dalle labbra di Alfredo. Panchina Juventus, parleremo anche del Roma Gate che avete affrontato anche con Radio 24 nel corso della giornata, Giovanni. Sì, che è abbastanza particolare, nel senso che non tutto fosse filato liscio nella stagione della Roma quest'anno. Si era capito non tanto dal risultato finale, che ci può stare perché non tutte le annate ti vengono uguali, ma per come la Roma ci è arrivata, perché è abbastanza anomalo che nel mezzo di una stagione vengano licenziati il direttore sportivo, venga licenziato l'allenatore, venga mandato via parte dello staff, quindi chi ha scritto ovviamente in mano dei documenti e va preso per quello che ha scritto, così come vanno registrate le smentite, insomma va registrato tutto di questa vicenda. Però è chiaro che lo spaccato di come la Roma sia oggi un progetto veramente difficile da definire. È ben più di un passo indietro rispetto a quello che era la Roma un anno fa di questi tempi. Noi un anno fa di questi tempi parlavamo di una squadra appena uscita, diciamo, dalla semifinale di Champions League. Oggi stiamo raccontando di una società che, a partire dal progetto sportivo, ma allargando la visuale anche a tutto il resto del mondo Roma, è un immenso punto di domanda. Pallotta non è nemmeno venuto in Italia nell'ultimo anno, cioè non è in Italia da quella sera della semifinale con il Liverpool, e quella che è una sua proprietà si sta sgretolando, spaldando in questa maniera. Io devo dire, faccio davvero fatica a comprendere la logica di tutto questo. Ne parleremo, poi commenteremo anche Walter Sabatini, quale nuovo direttore sportivo, lo faremo anche con il direttore di Inter TV Roberto Scarpini. Ciao Roberto, ben ritrovato. Ciao, buonasera, saluto te, saluto i colleghi qua accanto e saluto Alfred a Roma. Alfred posso chiamarlo solo. Ciao, io Roberto. Però adesso Alfred lo posso chiamare solo. Alfred, tranquillo, oggi stasera nessuno canterà. Ok? È tutto tranquillo, nessuna chitarra. Tutto a posto, solo qualcuno suona. solo calcio. No. Stasera può succedere di tutto sempre qui, no? Assolutamente, infatti mi hai confortato sul fatto che qualcuno non canti, ma su tutto il resto non mi hai dato garanzie. No, non ti ho dato garanzie perché Roberto Scarpini è un battitore libero,
Roberto, dai, domani ci sei il trequartista con piedi buoni. No, mi incuriosiva un particolare, mi incuriosiva Conte, subito un particolare su Sabatini, che sono molto contento che torni in pista, fosse solo che significa che ha riconquistato la salute, perché questo, sì, questo è la, cioè, non ti, uno come lui, per quanto possa aver voglia, se non ti senti la gamba, come si dice, non prendi degli impegni. Poi tu l'hai vissuto, genere. Insomma, l'hai... Però mi chiedo, se va a fare il direttore sportivo, c'è già Bigon, giusto, Alfredo? Cioè, come sì, farà un ruolo diverso? Bisognerebbe allargare un direttore tecnico, un responsabile ecco, dell'area tecnica, poi Bigon, quindi voglio dire... Genova, così, no? Sì. Non ho capito, mister, esatto. Scusami. Sì, no, esatto, Sabatini ha sempre un collaboratore importante. Certo. Anche alla Sampdoria c'era Carlo Osti... A Roma Massara, un supervisore, consulente tecnico, un responsabile tecnico, chiamiamolo così, quindi sì, però più siccome, che direttore sportivo. Siccome agli atti è registrato come direttore sportivo, è normale che noi dobbiamo allargare questa figura come responsabile dell'area tecnica, come supervisore delle operazioni di mercato, come uomo di fiducia di Saputo, giustamente diciamo direttore sportivo perché la sua nomina, la sua qualifica è quella, però in linea di massima è un po' più allargata. Io invece volevo subito chiedere a Roberto Scarpini, visto che Conte non gioca, tu ti sei definito un numero 10, un trequartista, Conte però non gioca con il trequartista. Mette in campo lui era un grande mediano. Sì. Beh, uno che da calciatore ha avuto una grande carriera e da allenatore mi sembra che abbia dato continuità di risultati, come non capita sempre di vedere grandi calciatori che poi diventano anche grandi allenatori. Cioè sono pochi, lui entra in questa cerchia. Quindi sei contento che viene all'Inter? Quando potremo annunciare, se dai, sarà così, esprimerò tutto il Gaudio, che non è il Di Gaudio che oggi non hanno fatto entrare, se non nei minuti finali, forse troppo tardi. Scusami, perché potrebbe... Ma la difesa al Alfredo. Scusami un secondo, ma ha fatto pure le prove, ci sono delle foto, ha fatto le prove per i lanci social, tu sei il direttore tra i direttori, dai, adesso sì. Che mi mantieni questo segreto, no? Che Pulcinella... Si vergogna pure un po', siamo oltre il segreto. Fallo vergognare sto Pulcinella. Quando sarà annunciato? dai. Ma finché non c'è la firma non puoi sbilanciarti. È domani? È domani il D-Day? Ma la firma, vabbè, d'accordo. Si è già scaricata la penna della firma. Talmente le carte, Giovanni, le ha già firmate. Vabbè, comunque faremo uscire allo scoperto Roberto Scarpini, ci proveremo almeno fino a mezzanotte. È già uscito allo scoperto, gli faccio i complimenti. Ieri Gianluigi Longari, perché è stato il primo a fare il nome di Fonseca tra i possibili nuovi allenatori della Roma e successori, in questo caso, prima di Francesco e poi di Ranieri. Ciao Gianlu, ben ritrovato. Ciao Vale, un saluto a te. Sì, la Roma è una questione piuttosto complicata, sì. Ci sono dei giri d'orizzonte che proseguono per la ricerca dell'allenatore, ci sono delle suggestioni per quanto riguarda anche la vicinanza tra Franco Baldini e Luciano Spalletti, che peraltro si è appena liberato, al momento si tratta soltanto di suggestioni che però ovviamente riportiamo. Per quanto riguarda invece Fonseca c'è qualcosa in più, sicuramente un apprezzamento da parte della direzione tecnica della Roma nei confronti di questo tecnico, che si può inserire quindi nella lista dei papabili, dei candidati che la Roma sta se non altro valutando, in attesa che poi possa partire una trattativa vera e propria. Forse il direttore invece Scarpini non si espone su Antonio Conte, perché ho cercato di individuarlo nella foto di ieri, ma è l'unico che manca dell'apparato mediatico nerazzurro. O ha fotografato lui e a questo punto mi viene da pensare così, oppure è vero. Questo non... Ma Fonseca fa l'allenatore, sai che non lo sapevo. Non è Fonseca, dai. Paolo Fonseca, allenatore dello Shakhtar. Io devo dire la verità. Il catenaccio di Scarpini, dai, che sulla foto di Daniele Nicoli comincia a parlare di Fonseca, padre, Giovanni, figlio, cugino. Lo faccio, Giovanni, per dare un po' di soddisfazione ad Alfred, che non vedrà, insisterà per tutta sera. Io riuscirò a parlare. Guarda, ti dico anche. Parlerò questa sera anche delle code di due ore per salire in cima all'Everest. Parlerà anche della Folgore Caratese, di tutto parlerà. L'assenza di Michele. Che Folgore Caratese, che mi sembra abbia mandato una squadra giovanile a fare finale scudetto. Adesso questa cosa qui si sta allargando. C'è lo Sport Italia City Camp c'entra? Organizzato a Carate. Ma cosa c'entra? Però adesso cosa c'entra? Ma io vorrei capire. Allora, noi abbiamo il direttore di Inter TV, sì, che quando viene qui un altro po' ci dà pure la ricetta di domani.
la ricetta del giorno, ma parla di tutto fuorché dell'Inter. Cioè, io mi dovete spiegare, datemi una motivazione. Poi se Giovanni lo scorta nel senso positivo, lui va a ruota libera, bisognerebbe mettergli le catene. Lui sa che non può dire niente. Non puoi dire niente, okay. Cioè, c'è un'alleanza, sono vincolato al segreto professionale. Segreto professionale. Non può citare le fonti. La foto l'hai fatta tu, Roberto? No. No? No. Chi l'ha scattata quella foto? Non lo so, è qualcuno. Qualcuno che ha anticipato però le cose. Ma cosa hai messo lì? Hai messo un drone per fare la foto. No. Che cosa vedi lì? Vedo Antonio Conte, a meno che non sia un cartonato, non lo so, però... Fratello. Vedo il fratello. Anche il fratello. Esatto. Vedo Crippa. E poi dei dirigenti Inter della comunicazione. Responsabili di comunicazione. Quindi prendevano un aperitivo? È una vergogna. È una... E quindi bisogna sapere aspettare nella vita, Alfredo. Almeno quante ore mancano a domani? A domani manca meno di un'ora. Un'ora neanche. Un'oretta e poi sarà domani. Aspettiamo un'oretta, va bene, aspettiamo, Roberto? Aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo, là. Il tempo di un super spot e poi torneremo a parlare di Inter. Domani sarà il Conte Day. Torneremo a parlare soprattutto di Sarri, come ci ha anticipato Alfredo Pedulla. State con noi. Muti, mister, è Antonio Conte l'uomo della ripartenza Inter? La scelta migliore che l'Inter potesse fare? Beh sì, penso proprio che la scelta sia una scelta di grande profilo, anche per quello che ha fatto, per il tipo di... personaggio e allenatore che sa essere. Sicuramente in un ambiente come l'Inter può portare solo che grande entusiasmo e voglia, determinazione. Credo che anche con Marotta ci sia quel feeling giusto a livello operativo. Quello che hanno fatto anche la Juve è stato molto importante, per cui c'è un po' questo disegno, questo percorso che hanno ricominciato a rifare, e penso che l'Inter sia proprio la situazione ideale. È una società che ha tanta voglia di riproporsi, che di ritornare. Può permettersi anche, dopo essere uscita dal fair play, può permettersi anche lo stipendio, certo, di Antonio, certo. Conte, no? Ma dopo aver anche scelacquato il terzo posto, penso che ci sia una voglia di riconquistare. Sì. È vero, esatto. Sì, no, perché... E d'altronde, effettivamente, comunque non sarà facile anche per Conte, perché trovare... le giuste alchimie, la giusta chimica in una squadra, per una squadra che era già ben plasmata, che adesso anche Spalletti ha fatto un ottimo lavoro, dobbiamo dire, dopo per tanti fattori magari ha perso un pochino, caso Icardi, non è stato facile neanche per lui, insomma. Però ecco, Juve, Napoli, Atalanta, perché per caso si vuole difendere. E infatti, ci sarà da lavorare. E infatti, dai, Gasperini è rimasto anche per quello, per le garanzie di Percassi. Io vedevo invece, Alfredo, non so se te ne sei reso conto fuori onda, sì. Capuano e Scarpini che commentavano la nostra grafica, perché abbiamo ipotizzato quella, sì, che quella formazione lì. Bravo, Giovanni, quella che potrebbe essere la nuova Inter di Conte, 3-5-2 o 3-4-3. Guarda, è una bella Inter quella, io che non l'ho vista in grafica. Eccola, eccola, mister. Io sono molto curioso. Sono curioso di quello che sarà l'approccio di Conte con il mondo Inter. Lui è sempre molto attento. Ad esempio, io ho scritto oggi e penso che dovrà essere perfetta la comunicazione iniziale, perché chiaramente se tu vai a prendere Conte sfidi la Juventus, se tu vai, certo, a sfidare la Juventus per Chiesa lanci un altro segnale. E può venirti l'idea, ad esempio, che l'anno prossimo per l'Inter sia l'anno dello scudetto, sia l'anno buono per cercare lo scudetto, e invece poi bisogna anche essere abbastanza attenti, pragmatici. L'Inter nei 2 anni di Spalletti, che ha fatto bene, ha incassato 44 punti alla Juve, ne ha presi 21 nell'ultimo anno. Io ho scritto l'anno prossimo è l'anno dello scudetto impossibile per Conte, e io credo che Conte nei primi passaggi questa cosa troverà il modo di dirla, ma non è scappare dalle responsabilità, non è scappare dalle pressioni, è mettere nella giusta ottica quello che lui dovrà fare nella sua prima stagione interista, e io credo dovrà essere accompagnato dalla società da questo punto di vista, perché altrimenti poi diventa semplice innescare un cortocircuito. Conte è il simbolo di una sfida lanciata. L'altro simbolo l'abbiamo visto nei numeri in questi giorni. Sì. L'Inter viaggia spedita verso i 400 milioni di fatturato, sta entrando in quella dimensione che ti consente di fare un progetto sportivo vincente. Deve avere la bravura di non sbagliare troppo e deve avere la pazienza di aspettare quella stagione ancora
per davvero non bruciare le tappe e aver messo definitivamente le basi. Però non dobbiamo dimenticare che gli esercizi si chiudono il 30 giugno e prima dicevamo sarà un mese, forse prima ancora che iniziassimo. Sì, vedono le quinte off record. Sì, un mese di giugno interessante, cioè, ci saranno gli annunci dei nuovi allenatori. Le panchine bilancio. E giustamente Giovanni diceva sì, e anche le quadrature dei bilanci da parte di molte società che hanno dei doveri, soprattutto se sei in una competizione europea, impegnato nella prossima stagione, hai il dovere di chiudere il tuo esercizio al 30 giugno con i conti a posto. Cosa vuol dire? Vuol dire che per molte squadre ci sarà la necessità entro il 30 giugno di fare delle uscite eccellenti se c'è bisogno di sistemare i conti. E io penso che le sette squadre che sono iscritte attualmente alle prossime competizioni europee, cioè le quattro di Champions e le tre di Europa League, devono tutte fare qualcosa. Più o meno tutte devono fare qualcosa, chi più, chi meno, ma tutte devono fare qualcosa. Poi Marotta è un maestro, e Marotta c'ha, ma del resto lo ha anche detto più volte tra le righe o anche esplicitamente, cioè lui con le plusvalenze lavora per fare un progetto sportivo. Certo. L'Inter in questi anni ha usato la strategia di non cedere mai sui big, di fare altri tipi di operazioni e di consolidarsi in questa maniera. Marotta lavora in modo diverso. Non è più un tabù l'idea che vada via un big, due big, sono soldi che poi verranno reinvestiti e verranno reinvestiti per fare un progetto più funzionale a Conte e presumibilmente, ragionevolmente, migliore di quello che ha avuto Spalletti. Alfredo Pedulla, volevi aggiungere una cosa prima? No, volevo soltanto aggiungere che, lo dico senza ironia, ci fa molto piacere che si siano allineati un po' tutti a Barella. Noi siamo alla puntata 2020 su Barella all'Inter, è una storia che parte dalla scorsa estate, abbiamo parlato più di Barella che dei massimi sistemi, abbiamo raccontato la scorsa estate la trattativa che l'Inter avrebbe già voluto anticipare, abbiamo parlato di Nandez del Boca che poteva arrivare al Cagliari con l'Inter alle spalle e ne abbiamo riparlato a gennaio. A gennaio abbiamo aggiunto che Barella aveva detto no alle altre soluzioni italiane, compresi il Napoli, e che sarebbe stato un predestinato per l'Inter. Abbiamo aggiunto che per luglio, se ci saremmo sorpresi se non fosse andato in porta a luglio, abbiamo detto tra metà aprile e metà maggio che stavano già ragionando su contropartite tecniche facendo i nomi dei giovani. Per Conte Barella è un passaggio fondamentale, essenziale. Lui è un grande estimatore di Barella, io credo che anche sulla collocazione l'abbia studiata molto. Dzeko non è più una notizia, Godin è arrivato, ci sarà Bagar per Chiesa. Io penso che su Perisic e per Perisic Conte, contrariamente a Icardi, abbia fatto al momento delle riflessioni positive, e nel suo passato lui, anche quando è arrivata la Juve, ha convinto gente sul punto di andare via. Quindi sta nascendo un'intera immagine e somiglianza, e stiamo parlando al 30 di maggio, quasi il 31. Alfredo, quindi avremo a proposito tutti il della tempo collocazione, ti volevo fare una domanda anche che coinvolga il mister Mutti, perché hai fatto riferimento a questo, ma nella formazione che noi abbiamo mostrato, un investimento importante come quello di Federico Chiesa sarebbe collocato in un ruolo abbastanza particolare per lui, no? Esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5, che è un'idea di Conte effettivamente. Mi chiedo, magari anche col mister, se possa ricoprire secondo lui anche questo tipo di ruolo, essere anche lucido poi in quelle che sono le sue qualità più importanti, perché vorrebbe dire correre a tutto campo. È sicuramente una situazione tattica è un po' più complicata di quello che ha sempre, diciamo, espresso Chiesa, però io credo che con Conte questo lo possa sicuramente fare, perché ha tre centrali e tre centrocampisti bravi anche a entrare sugli esterni e dargli sicuramente le giuste coperture. Però Chiesa è anche un ragazzo di grande capacità, di grande corsa e resistenza, e sicuramente nella grafica una formazione così veramente... Prima Giovanni ha detto che devono parlare un unico linguaggio, di non forzare, però effettivamente sarebbe un Inter molto vicina alla Juve, una squadra di grande valore tecnico. Mi permetto di chiederti ora, posso mister? Chiedere sì. ad Alfredo di fare una promessa? Una promessa. In questa sessione di mercato, perché spesso andiamo su Alfredo. Spesso si ragiona solo sull'11, no? Uno dice come sarà la Juventus l'anno prossimo, come sarà l'Inter, come sarà il Milan, eccetera. Sì. Invece lui lo sa molto bene, e ti invito proprio a impostare un attimino le valutazioni che farai raccontando il mercato di tutti
almeno sulla rosa dei 20, dei 20, cioè lascia perdere i portieri, perché le squadre vengono costruite non soltanto con un 11 ottimale, ma sono molto importanti anche gli altri che fanno parte dei 20 che poi ruotano, soprattutto la per la classica le squadre. Panchina lunga, è ovvio, no? E però adesso qua stavamo vedendo, facendo un po' di gioco in questo senso, vedendo questa grafica dell'Inter, tu puoi pensare che un giocatore come Chiesa, ad esempio, possa essere una seconda punta o un attaccante esterno, a seconda del modulo che vai a generare. Ma quando tu costruisci una squadra, la costruisci con un 3-5-2, ipotesi, tu devi pensare di avere 5 o 6 difensori centrali o comunque gente che possa in maniera duttile coprire quelle tre posizioni. Sì. Devi pensare di avere 4 attaccanti se giochi con un 3-5-2, ma se vuoi giocare con un 3-4-3 devi pensare di avere dei giocatori che possono essere seconda punta o attaccante esterno. Cioè, in questa maniera vengono fatte le votazioni. Non è il caso di Alfredo, Alfredo è uno molto attento, però genericamente si tende poi a non tenere conto di fare le ipotesi, perché sparare nomi per convincere e intortare i tifosi piace a tutti, no? Fai sognare, bim, bim, bim. Poi però la realtà è che tu devi costruire delle squadre rispettando i parametri in Europa, dei 4 prodotti del settore, 4 formati in Italia, bla bla bla. E questo condiziona molto il lavoro degli addetti ai lavori, ma veramente tanto. Sì, infatti noi in passato, non so se poi andrà a finire, non... prego, prego. No, però è chiaro che devi partire anche con un progetto dove poi effettivamente lo devi un pochino plasmare e allargare nelle sue, diciamo, nelle scelte. Perché se guardiamo anche la grafica, Perisic e Chiesa, cioè effettivamente fai fatica a concepire un 3-4, un 3-4-3. 3-5-2. Così è un 3-5-2. No, c'erano i due attaccanti, l'attaccante centrale. Due attaccanti. Uno era fuori, uno era... 3-5-2. 3-5-2 questo. 3-5-2, però 3-5-2, sì. Mister, io questa poi la, un 3-3-4 è un 3-4-3, è ancora un po' più un 3-5-2 così è ancora molto però più discutibile, però tu che sei allenatore sai che poi in campo la gente scivola. Sì, no, però e quindi nel 3-5-2 due esterni devono essere due esterni anche un po' difensivi, allora nel 3-4-3 puoi sopportare i due attaccanti esterni che effettivamente io se non ricordo sarebbe male ideale con Chiesa sì. La prima Juve di Conte che faceva il 3-5-2 sostanzialmente cambiava gli esterni o quasi sempre in corso di partita o comunque aveva una rotazione, faceva un gran lavoro di una rotazione molto alta, sì, sì. E ad esempio l'Inter ha il nodo del riscatto di Politano, che adesso Alfredo ci dirà cosa succede, però deve giocare a destra, se c'è degli esterni difensivi, a Samoa, ad Ambrosio, certo. Che sono dentro la rosa, quindi è interessante capire come eventualmente viene costruito, perché quello che abbiamo visto prima in grafica è molto offensivo, forse anche un po' troppo offensivo. È esageratamente offensivo. Ma no, è una formazione quella per far sognare, cioè metti tutti... Sì, metti i giocatori più... Cioè. No, poi dopo le squadre vengono costruite con delle logiche che la squadra poi ci sono... deve sempre avere i giusti equilibri. Sì, no, perché così sembra al di là dei nomi. No, ma perché sembra anche un 4-2-4, no? Perché Perisic terzino, Chiesa però, più Lautaro, più Dzeko, sì. Lukaku. È vero che domenica Perisic ha fatto anche il terzino a un esatto. certo punto, però. Però potrebbe credo essere sia nato in realtà per fare un altro mestiere. Potrebbe essere. Domenica no. Domenica ha giocato 3-3-1. Sì, vabbè. 3-3-1-3 alla con Bielsa. 3-3-3-1 ha giocato. Mister, ma potrebbe essere un 3-4-3, mi spiego. Chiesa esterno, 3-3 sì, davanti. Una punta centrale togliendo con Chiesa e Perisic. Togliendo Martinez in quel caso, sì, certo, per forza. E per me forse sarebbe anche la più funzionale come giocava nel Chelsea, insomma, con i tre attaccanti. Esatto, con i tre attaccanti davanti. Questa potrebbe essere l'Inter di Conte, insomma, questa è quella che vedete in grafica con il 3-5-2. Abbiamo comunque una certezza che riguarda la scelta per quanto riguarda l'attaccante, il numero 9, no? Alfredo, Dzeko più Lukaku, anche perché Dzeko, sì, Dzeko dopo anche quanto è accaduto a Roma con chi parlare... ore. Sì, Dzeko è d'accordo con l'Inter da settimane, da mesi no, ma da settimane sì, da giorni ha rifinito e perfezionato, però la domanda è con chi parli oggi alla Roma? Perché Massara c'è, ma non siamo sicuri che ci sia. Petrachi c'è, ma non è ancora operativo. Quindi arriverà il momento in cui andrà a stabilire un prezzo che
che io sappia per l'Inter non dovrà essere superiore ai 15 milioni, ai 13 milioni più bonus, cioè il prezzo per un ragazzo di un attaccante di grande valore che però ha un contratto che scade tra un anno e che comunque non è più un 25enne. Quindi comunque Dzeko aveva altre proposte, ha scelto l'Inter. Lukaku è un'altra storia, vedremo cosa accadrà per Icardi. C'è la differenza per me strisciante, sostanziale, tra la posizione di Icardi e quella di Perisic. Mentre la signora dice che Icardi vuole restare ancora all'Inter. Per un altro anno? Non credo che... Sì, ha detto questo. Però sta dicendo 8 volte al giorno prima e dopo i pasti. Vabbè, anche durante l'aperitivo. Dice... No, lo vediamo perché Gianluigi ha le dichiarazioni di Van Gaal. Perché poi va in scadenza... E sì. La sua intenzione è di restare all'Inter almeno per un altro anno. Un altro anno. Un anno. È in realtà è così una roba troppo semplice. In realtà ne ha due, non un anno e mezzo di anni di contratto ancora. Sì, perché per lei considera pensa, che da gennaio poi si può accordare con chi vuole. Ho capito, ma questo sarà una bella patata da affrontare. Sì, appunto, però lei pensa che dal 2020 inoltrato si possa già lavorare a un anno dalla scadenza, come se tutto fosse lecito. Quindi io invece credo che l'Inter troverà una soluzione, perché Conte ha tra tanti pregi uno, secondo me, che fa la differenza. Tabula rasa, gli impicci dei social, i tweet, le cose, lui... li respinge al mittente con gravi perdite per i diretti interessati, e se devi ripartire con una cosa che non comporti il tweet della signora a ottobre prima dei pasti, a novembre dopo i pasti, la sera prima del tramonto, la notte prima dell'alba, allora io penso che Conte queste cose qui proprio le resetterà se c'è un accordo con l'Inter. Poi è normale che lui debba accettare le destinazioni e si potrà mettere di traverso, e sarà uno dei motivi della nostra estate. Però, perdonami Alfredo, ha citato due film, facciamo dal tramonto all'alba e facciamo il capolavoro di Robert Rodriguez, prodotto da Tarantino. Grande cosa. La cosa è che Scarpini fa, io capisco Capuano, che Capuano è panoramico. La cosa di clamorosa è che Scarpini mi fa le domande sull'Inter, ma quando le facciamo a lui parla di un'altra cosa. No, ma poi ti chiede le promesse, io però non ho capito la promessa qual è. Quello che faccio all'Inter, io quando ci sono delle cose ufficiali mi arrivano e io le diffondo, finché non ci sono cose ufficiali non c'ho niente da diffondere, posso fare altro. Vabbè, potresti fare un'eccezione alla regola. Lui invece è quello che sa tutto prima. Ma ho capito, ma potresti fare un'eccezione alla regola, siamo tra amici. Magari. No, invece mi incuriosisce quello che ha detto sulla dirigenza della Roma. Secondo me la Roma, al netto di tutto, la prima cosa che senza allenatore, quello che è uscito oggi, poi ne parlerai, ci racconterai bene, perché so che avete preparato delle cose interessanti. Però Alfredo, penso che la prima cosa che debba fare la società è quella di mettersi, cioè la dirigenza c'è per forza, c'è oggi una dirigenza che può fare, devono scegliere un allenatore. Chi è che lo sceglie un allenatore se non c'è una dirigenza? Quindi la dirigenza c'è, al netto di un direttore sportivo che sta arrivando. Il nuovo direttore sportivo, sì, no Alfredo? Qualcuno l'avrà ingaggiato, ad esempio, il nuovo direttore sportivo. Sì, sta arrivando, non è arrivato, e comunque legittimamente le carte ce l'ha in mano il signor Cairo, come giusto che sia. Il signor sul Cairo, direttore sportivo, ma chi è che lo ha contattato? Sì, quindi c'è un'azienda Roma. Sì, ma io ti faccio un esempio, da un, è stato contattato da uno che non è neanche nell'organigramma della Roma, se proprio vogliamo Baldini. Dire. Esatto, Baldini. E volevo aggiungere questo, se io sono Marotto oppure Ausilio e telefono a Petrachi, che è in pectore il direttore sportivo della Roma, ma non ancora ufficialmente, è una cosa un po' delicata, no? Perché Cairo non l'ha liberato. E che comunque devi stare pure attento a parlare da direttore sportivo della Roma quando non sei stato liberato. E quindi l'Inter sta pure aspettando legittimamente di capire con chi parlare, forte di un accordo totale che ha con Dzeko. Volevi aggiungere una cosa invece, Giovanni Capuano? No, per chiudere la questione di Icardi, non era nemmeno quotato, secondo me, che si sarebbe arrivati al momento in cui la signora Nara avrebbe detto: Icardi sta qui per un'altra stagione, se la gioca, poi al limite vediamo. Secondo me, visto che non era nemmeno quotato, ma non da adesso, da una settimana, da un mese, non era nemmeno quotato più o meno da ottobre-novembre dell'anno scorso. Io adesso mi aspetto che da grande società l'Inter riesca a uscire da questo nodo, perché è un'anomalia aver tenuto un giocatore comunque importante, giovane, 26 anni, ex capitano, capocannoniere 2 volte, in scadenza nel 2021. Se tu scorri l'elenco delle scadenze dei giocatori importanti dei grandi club, a parte Donnarumma, ma è un caso costruito in maniera differente, quelli in scadenza 2021 non ci sono. Era un rischio. Aver messo in mezzo la gestione di quel tipo, in mezzo alla stagione, ha evidentemente aumentato il tasso di rischio,
E adesso un grande club deve avere il piano A, il piano B, il piano C, il piano D per gestirla questa situazione. Certo. Perché se lui decide che quest'anno vuole stare lì, poi diventa un po' complesso immaginare di venderlo, no, immaginare meno che non di convincerlo a uscire. Tribuna, no? No, perché lo, cioè... Tito, lo Tito che lo manda in tribuna gioca da un certo punto di vista con i soldi suoi, qualche volta perde, qualche volta vince e non ha un progetto sportivo importante come quello che sta partendo nell'Inter da far decollare. Icardi non può restare all'Inter se Conte non lo vuole. Non può restare all'Inter bloccando ad esempio l'arrivo di Lukaku, cioè è troppo pesante dal punto di vista economico e ingombrante per la sua presenza per restare a dispetto di Conte. E allo stesso tempo non può essere svenduto, perché nessun dirigente può immaginare di entrare in carica con un asset che vale teoricamente 100 milioni e essere contento se se ne va via a un terzo della sua valutazione. L'avventura di Icardi, mister Mutti, sembra ai titoli di coda, però c'è tutto questo da valutare. Sì, no, beh, giustamente, cioè... come ha detto, però è chiaro che adesso Icardi è un po' un peso. La sua situazione si è complicata così e in modo irrimediabile, che cioè anche le dichiarazioni della moglie e tutto, probabilmente fanno un po' il gioco delle parti, però è chiaro che Icardi deve andare via. È quello via, che dice Vandanara oggi, però cerchiamo di essere coerenti. Quello che dice Vandanara oggi lo direbbe oggi qualunque procuratore anche uscito da un giorno dall'esame. Sì, è quello. Cioè qualunque procuratore di Icardi, dimentichiamoci Vandanara, che entra fra un mese nel penultimo anno di contratto, direbbe a noi stiamo qua e si metterebbe in posizione di forza per trattare qualunque situazione. Per capire... Perché se no noi adesso facciamo passare Vandanara per una sprovveduta in questo caso... Ma Alfredo li conosce meglio di me, i procuratori, dimmi quale procuratore oggi non farebbe quel tipo di mossa. Però la situazione è così deteriorata che è giusto che Icardi vada via. Dove lo vedi bene, mister? Dove vedresti bene Icardi? Ma beh, Icardi, all'estero, ti devo dire. Non in Italia. In Italia per me farebbe fatica. Nel senso, ha tutta una situazione attorno che ormai è diventata un po' anche un po' ridicola, ti devo dire. All'estero, dove magari c'è meno chiacchiere, meno polemiche, ci si parla meno, c'è meno interesse a volte anche su queste dichiarazioni, questi Twitter che fanno, e si pensa più al gioco. E... Certo. Invece qua in Italia siamo molto più attenti a questo.